vorrei parlare della cultura della cura, cioè del come la cura, e in generale adesso vedremo che cosa si può intendere, abbia dietro le spalle o si sia, diciamo, radicata dentro a dei insiemi di idee, di concezioni, di visione del mondo e di visione degli esseri umani nel mondo, che in qualche modo generano e orientano tutto quello che poi viene effettivamente fatto. Diciamo, questa poi ci porterà alla fine anche a vedere come le attività culturali possano servire a creare questa cultura della cura, però io vorrei partire proprio dalla cultura della cura. Perché è così importante? Perché se siamo come siamo in un momento di grande cambiamento, che deve essere di grande cambiamento e che sarà di grande cambiamento anche se noi non lo vorremo, quindi in qualche modo il cambiamento avviene in ogni caso, che noi lo vogliamo oppure no, e casomai se noi lo vogliamo possiamo cercare di orientarlo in una direzione che ci può sembrare più favorevole, se no subiremo quello che succederà. Quindi nei momenti di grandi cambiamenti, nei momenti, come dire, di cambiamento, si dice di paradigma, cambiano anche le culture di base, cioè le culture sulle quali avviene tutto quello che è la nostra vita quotidiana. E, per esempio, noi già oggi possiamo dire che ci sono stati dei cambiamenti in corso, che ci sono stati dei cambiamenti, che dei cambiamenti sono in corso. Faccio un esempio per renderci conto di che cosa può essere, anche se non è direttamente attinente l'idea della cura su cui invece poi insisterò. Se noi prendiamo per esempio il tema dell'alimentazione, a me sembra abbastanza chiaro che negli ultimi 30 anni c'è stato, prima con dei piccolissimi gruppi, poi progressivamente crescendo, un cambiamento di orientamento culturale di base. Quando io ero bambino c'era una sola idea del futuro dell'alimentazione, che era quello che portava verso un'alimentazione prodotta da sistemi alimentari intensivi, industriali, con delle grandi produzioni di trasformazione e quindi con la produzione di prodotti industriali distribuiti progressivamente da quelli che sono diventati i grandi centri commerciali. E questa era praticamente l'unica visione di quello che avrebbe potuto essere il futuro, l'unica visione moderna che si opponeva a quella che era stata invece l'idea di cibo premoderna. Oggi tutti quanti sappiamo che grazie al lavoro di molti, e devo dire prima tra tutti è stato Slow Food che ha avuto una grandissima capacità e quindi anche una grandissima progettualità nel iniziare a modificare la percezione di che cosa sia il cibo, e quindi oggi l'idea che si possa essere un cibo biologico, locale, prevalentemente stagionale, è un prodotto anche da contadini che hanno una capacità artigianale nella produzione del bene, cibo, e che poi viene distribuito, come dicevo prima, prevalentemente a livello locale, non è più un'idea stravagante di alcuni piccoli gruppi, è un'idea forte, purtroppo non è quella dominante, però certamente è cresciuta ed è certamente cresciuta ovunque nel mondo. Per fare un altro esempio, quando sempre molto tempo fa io ero piccolo, sembrava che l'unico futuro possibile della mobilità fosse l'automobile, o quasi, insomma, praticamente, però in un pochino tutto quanto, comprese le città, venivano costruite intorno al fatto che le persone avessero accesso a una mobilità automobilistica. Anche qui ci è voluto del tempo, ci sono stati dei piccoli gruppi che sono stati molto attivi. Però di fatto oggi è a tutti chiaro, anche se non viene praticato da tutti, però la cultura ha cominciato a immaginare che il futuro è più fatto di biciclette che di automobili, più fatto di biciclette, più fatto di distanze che permettono di andare a piedi, più fatto del fatto che ci sia quindi un'idea di prossimità, piuttosto che l'idea dell'automobile, di quella presunta libertà di movimento che avrebbe dovuto dare, e che questa era la promessa, e in realtà poi la moltiplicazione delle automobili sono state la negazione della libertà di movimento, perché uno si trova immerso in mezzo al traffico. Però da un lato questa, diciamo, negazione della promessa di libertà individuale che l'automobile doveva dare, invece
la realtà dell'essere nel traffico e di buttare via tanto tempo della propria vita immersi appunto nella congestione. E dall'altro lato il lavoro che è stato fatto da alcuni piccoli gruppi all'inizio, che hanno fatto vedere che, per esempio, simbolicamente la bicicletta non era affatto uno strumento del passato, ma poteva essere il modo più efficace, come di fatto è, per muoversi, e poi magari la bicicletta anche elettrica oggi, comunque, tutto questo ha modificato l'immaginario su cosa significa muoversi in città. E visto che parlo della città, posso aggiungere un tema su cui tornerò tra un attimo, e il fatto che le città fosse del futuro, le città moderne dovessero basate su quello che gli urbanisti chiamavano lo zoning, quindi la divisione delle funzioni, per cui tutte le abitazioni dei ricchi sono da una parte, tutte le abitazioni dei poveri sono da un'altra, tutti i luoghi in cui vanno a lavorare in ufficio sono una terza, tutti i luoghi in cui si va a lavorare nelle fabbriche sono una quarta, i luoghi in cui ci si va a divertire sono una quinta, i luoghi in cui si va a comprare, e tutte queste situazioni in nome di un'efficienza di scala diventavano sempre più grandi e quindi con dei bacini sempre più grandi e quindi sempre più distanti, con le persone che dovevano ricucire la loro vita muovendosi dall'una all'altra. Bene, questa idea che ha fondato le città moderne, per fortuna in Italia abbiamo molte città storiche che non sono così nella loro struttura, però tutta la parte moderna delle città e anche, diciamo, quelle che sono state città costruite prevalentemente nuove, sono state costruite con questa idea che ha portato, e come vedremo, a tutta una serie di problemi. Contro questa idea è nata l'idea della prossimità, della città della prossimità, della città che viene anche chiamata dei 15 minuti, che anche questa è ancora in nuce, è ancora, diciamo, in buona parte da sviluppare, anche se in alcune città qualcosa di molto interessante è già stato fatto, però certamente un cambiamento culturale che viene molto prima o molto più profondo di tutti gli atti che poi devono essere fatti per metterla in atto, per farla succedere effettivamente. Quindi io penso che, diciamo, questi sono degli esempi di come il cambiamento, la transizione verso una società, delle città più ecologiche, che è un modo per migliore di dire sostenibili e resilienti, veda di già in atto delle trasformazioni culturali nei quadri profondi della cultura, e nell'insieme, secondo me, queste cominciano a delineare quella che potrebbe essere la cultura di una nuova civilizzazione, che sarebbe appunto la civilizzazione di una cultura ecologica. Allora, in tutto questo, come sta la complessità, e come sta il tema della cura? Così come negli esempi che ho fatto, è in atto una trasformazione e noi dovremmo cercare di capire qual è il punto di partenza e cosa, almeno nelle sue parti migliori, più interessanti, questa trasformazione sta succedendo e come si possa definire questa nuova idea, questa nuova cultura della cura. E per essere, come si deve essere adesso, molto rapidi e anche forse un po' semplicistici, certamente esisteva un'idea di cura premoderna, su cui adesso non mi dilungo, però aveva certe caratteristiche in cui le comunità che allora c'erano, nel bene e nel male, ma allora c'erano, in qualche maniera vedevano delle persone che erano anche capaci di cura reciproca. La modernità ha significato in qualche modo l'andare verso una società senza cura. C'è stato molto discusso già da tempi lunghi, che, per dire, parlando per esempio delle città, ma la discussione può essere estesa ben al di là delle città, le città contemporanee, da questo punto di vista, venivano chiamate careless societies o careless cities, cioè città senza cura. E perché erano dette città senza cura? C'è stato un famoso libro 50 anni fa che si intitolava così, McKnight, perché la città veniva vista come la città dei servizi, la cura veniva trasformata in servizi di cura e i servizi di cura in qualche maniera trasformavano la relazione tra le persone in relazione tra chi è bisognoso di cura e chi in qualche modo
offre questa cura e chi offre questa cura è, diciamo, qualcuno che lo fa professionalmente, e quindi una trasformazione dei cittadini in clienti e, nel caso della cura, in pazienti. E quindi si è tutto costruito un mondo della cura intorno a questa idea di una società di servizi di cura che estendeva la propria capacità, avrebbe dovuto estendere la propria capacità di dare servizio ad ogni area sulle quali normalmente gli umani si scambiano attività di cura. Questa prospettiva della città, diciamo, che diventa senza cura, perché diventa società dei servizi, intesi servizi in quella situazione, cioè con la polarità servitore-servito, non solo in qualche maniera ha mostrato i suoi limiti, perché con tutti i problemi che la nostra società, e primo tra tutti prendiamo quello dell'invecchiamento, che non è il solo, ma è quello più evidente, più esplosivo, ci possono investire tutti i soldi che si vogliono nei servizi, ma non ci saranno mai abbastanza servizi di cura per curare tutti quelli che si sentono bisognosi di cura. E quindi anche in termini di principio non ci sarebbe questa possibilità di mettere in atto questo servizio. Non solo, il fatto che poi tutti questi soldi non ci sono e quindi buona parte di quelli che sarebbero i servizi richiesti non arrivano. Ed infine, è molto importante, quello che è successo adesso, la pandemia, ha obbligato a rendersi conto che questa visione dei servizi di cura è una visione che non può risolvere il problema quando il problema diventa veramente grande e tutti quanti in qualche modo sentono la necessità di avere delle relazioni di cura che non sono soltanto quando sono malato, ma anche quando ho qualsiasi tipo di problema, tipo c'ho raffreddore e vorrei che qualcuno mi portasse il latte e il pane a casa. E quindi a fronte di questa crisi, di questo modello, ha cominciato a nascere altri modelli che, per dirlo in una parola sola, trasformano l'idea di questa estensione dei servizi di cura verso la creazione di comunità della cura. Si dovrebbe dire la ricreazione di comunità della cura, perché in un certo senso nella situazione premoderna era così. Però si tratta di ricrearle, perché la situazione premoderna non sarà prodotta mai più, perché il passato non si può rigenerare e perché le condizioni sono comunque diverse, e si tratta di capire che cosa vuol dire costruire oggi comunità di cura. E per costruire oggi comunità di cura significa costruire, e torno al punto da cui ero partito, una nuova cultura della cura, cioè le persone per diventare parte di una comunità della cura, per sentirsi parte di una comunità della cura, devono modificare quel, diciamo, sistema di idee sulle quali basano le loro azioni, le loro aspettative, come si pongono nel mondo con gli altri. A questo punto il problema diventa: sì, ok, ma come si genera questa nuova comunità, come si genera questa nuova comunità della cura, che abbiamo detto ha bisogno di una cultura della cura, e come si genera questa cultura della cura? Ci sono moltissime risposte che possono essere date. La mia è che ho imparato che le nuove culture nascono dalle nuove pratiche. Quindi quello che prima ho detto, per avere delle comunità di cura occorre una comunità della cura, però non c'è soltanto questa direzione, cioè data la comunità della cura ho bisogno di una comunità, una cultura della cura, ma vale anche il viceversa. E quindi la maniera per discutere di come si fa una comunità della cura è quella che generi una cultura della cura, è quella di far succedere delle cose che permettano di farlo. E qui adesso, facendo un salto che forse potrà sembrare un po' eccessivo, comunque lo faccio per, come dire, anche perché il tempo penso che ho a disposizione sta passando, andiamo a vedere che cosa succederà in questo momento che abbiamo detto eccezionale. Viene detto, e da tutti viene detto, che è eccezionale anche perché ci sarà questo famoso piano nazionale
di recupero e resilienza. Se andiamo a vedere alla voce cura, cioè la missione relativa alla questione sanità, che è una delle missioni, è quella in cui non a caso, secondo me, appare il termine territorializzazione della sanità e nella riga subito dopo appare il concetto di casa di comunità. E non è un caso che questa missione più di ogni altra parli sia di comunità che di territorializzazione delle attività e dei servizi, proprio perché la pandemia ci ha obbligato a renderci conto quanto è importante rigenerare comunità e quanto è importante che i servizi siano territorializzati. Ora, io credo che questa per noi possa essere una straordinaria occasione per dire non solo che i servizi devono essere sul territorio e quindi concepire le case di comunità come delle specie di ambulatori distribuiti sul territorio, che già è un grande risultato, ma se è vero quello che stavo cercando di proporre, di vedere come queste case di comunità non possano essere soltanto degli ambulatori, ma devono essere i momenti, i luoghi di aggregazione di nuove forme di comunità, che siano appunto comunità della cura. E quindi noi abbiamo la possibilità di favorire questa attività di costruzione contemporanea di servizi distribuiti, che è un fatto, se vogliamo, tecnico-organizzativo, ma anche di costruzione di comunità intorno al tema della cura, che è un fatto anche sociale e culturale. Come si fanno a fare tutto questo? Come facciamo a entrare in questa partita portando questa componente? Ovviamente si apre tutto il tema del come si gestisce la città, come è fatta l'organizzazione fisica dello spazio nel quale queste cose possono succedere, come sono fatti i servizi per rendere possibile che le persone anche si incontrino e, per concludere, anche che cosa possono essere le attività culturali. E faccio un esempio che è piccolissimo, però magari può servire per concludere. Qui nel posto dove abito, che si chiama Bucine, che è un paese di 10.000 abitanti in provincia di Arezzo, abbiamo cominciato a muoverci su questo, cioè abbiamo cominciato a prepararci a quello che sarà la riorganizzazione delle comunità della cura, così come viene chiesto dal PNRR. E quindi abbiamo visto che ancora la parte tecnica non è chiara, ha detto non dobbiamo aspettare che ci venga detto dal Ministero come esattamente devono essere fatte queste case della cura, ma cerchiamo di cominciare a organizzare la comunità della cura. E quindi abbiamo messo insieme una serie di associazioni e con queste associazioni ci siamo dati una serie di obiettivi su singoli problemi. Uno dei temi che è venuto fuori molto chiaramente a fianco di tutta una serie di problemi tecnici è stato che al fondo della difficoltà di modificare questa attitudine rispetto alla cura e specificatamente per quello di cui stavamo discutendo, che era la cultura del primo soccorso, c'è proprio, diciamo, l'estensione del concetto di società delle distanze, da cui appunto cui siamo stati portati con la modernità, una specie di separazione fisica dei nostri corpi, cioè la difficoltà di mettersi in relazione tattile uno con gli altri, cioè di essere vicini proprio fisicamente nei confronti di qualcuno che sta male. E quindi tutta una discussione su come la cura, questo non ce lo siamo inventati noi, ma l'abbiamo letto nei libri, sia un'attività tattile, cioè non c'è cura senza contatto fisico. E che questo contatto fisico era una delle difficoltà ad immaginarsi la cura. E quindi abbiamo immaginato con, qui abbiamo un teatro e abbiamo chi si occupa di questo teatro, di far partire delle iniziative di teatro sociale con la finalità appunto di favorire la crescita di una comunità della cura. E questo in qualche modo chiude il cerchio di quello che stavo cercando di dire, cioè possiamo avere delle attività di cura che sono in qualche maniera delle attività culturali che sono in qualche maniera di supporto alla crescita di culture specifiche come quella di cui sto parlando adesso, che è la comunità della cura. Grazie.